Andiamo a vedere come si usano correttamente le mascherine filtranti, come si usa correttamente la mascherina in carta forno. In descrizione vi metto il perché è pericolosa, trovate il link in descrizione. In questo video vi spiegherò come si usa correttamente la mascherina in carta forno e la mascherina filtrante. Il loro utilizzo ideale è abbinato, adesso vi spiegherò come, perché la mascherina in carta forno è una mascherina a tappo, è una mascherina a scudo, non filtra. Mentre la mascherina filtrante è una mascherina filtrante, ma se ci finisce sopra qualche cosa, prima o poi ve lo respirate perché si asciuga. E anche questo vi ho spiegato, metto anche questo link in descrizione, dei limiti di filtrazione delle mascherine. Andiamo a vedere come si usa correttamente. Prendete una mascherina, qualunque mascherina avete a disposizione, vi prendo questa come esempio. Dovete costruire la forma prima di indossarla, creando la forma del naso, non pensando. Vi metto sotto il link in descrizione di come si costruisce bene l'arcata della mascherina, l'arcata del naso, la andate a controllare che sia perfettamente attenuta anche la parte superiore, la parte inferiore. A questo punto, e andate a indossare la mascherina in carta forno sopra la mascherina filtrante, andiamo ad aprirla e l'andiamo ad indossare. Adesso con questa configurazione sto proteggendo la mascherina sottostante dai droplet, le goccioline che cadendo sulla struttura impermeabile della mascherina in carta forno non arriveranno alla mascherina interna e il quantitativo di virus che potrebbero essere respirati è molto inferiore. Questo è il modo corretto di utilizzare la mascherina in carta forno sopra la mascherina che abbiamo tradizionale. Ho fatto questo video perché oggi, 31 marzo, ancora vedo lavoratori che stanno utilizzando solamente la mascherina in carta forno. Nel link sotto vi ho spiegato perché è pericolosa, perché da sola l'aria gira intorno alla mascherina senza essere filtrata e la respirate. Quindi tutto quello che è aerosol viene respirato. Mentre la protezione dai droplet, le goccioline di sputazzi che partono quando le persone parlano, starnutiscono, tossiscono, vengono efficacemente bloccate. Attenzione perché questa mascherina è pericolosa per i bambini. Essendo un tappo, il rischio che i bambini si soffocano è veramente alto. Per i bambini questa mascherina la sconsiglio, mentre per gli adulti l'uso combinato con una mascherina filtrante, quelle che avete a casa, come protezione aggiuntiva. Quindi impariamo a utilizzare questi strumenti nel modo corretto, capiamo i limiti di funzionamento e in cosa ci possono tornare utili, in cosa ci possono effettivamente proteggere, in cosa sono dannosi. Sotto ci sono i link, mettete i commenti, scrivete i vostri pareri, le vostre opinioni, così ci possiamo aiutare tutti quanti insieme. Mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate le notifiche. Grazie.